nostro intento quando studiamo Torah è di connettere la nostra anima a Dio, di mettere in pratica e di portare la redenzione. Insomma a tutti, l'anima divina, che è composta di tre parti, Nefesh, Ruach, Neshama, e 10 forze, ha anche tre abiti. Cosa sono i tre abiti? Sono un medium tramite il quale l'anima si esprime. Cosa sono i tre abiti? Sono pensiero, parola e azione. I tre abiti dell'anima divina sono pensiero, parola e azione quando sono investiti nella Torah e nei mitzvot. Sarebbe a dire, quando una persona con la sua azione osserva tutti i 613 comandamenti e con la sua parola lui si occupa di tutte le leggi delle 613 comandamenti e dunque studia Torah, prega e tutte le halachot, tutte le leggi, e col pensiero lui cerca di comprendere e raggiungere tutto quello che può comprendere nel Pardes della Torah. Pardes significa un acronimo, letteralmente significa la parola, non acronima, tutta la parola intera significa frutteto, ma l'acronimo Pardes significa Pshat Remesh Dursod, sarebbe dire 4 livelli di studio della Torah: livello semplice, l'indizio omiletico e poi il segreto. Dunque, quando una persona cerca di raggiungere tutto quello che può raggiungere nelle 4 dimensioni, 4 livelli della Torah, allora cosa succede? Tutta la sua azione è impegnata nel mitzvot, tutta la sua parola è impegnata nello studio della Torah e nella spiegazione del mitzvot, nella halachot, nelle leggi, e tutta la sua mente è anche impegnata nella comprensione delle dimensioni più profonde della Torah. Allora cosa succede? Che tutti gli organi, tutti i 613 organi della sua anima sono investiti nei 613 mitzvot della Torah. E dunque c'è un legame perfetto tra i 613 organi dell'anima e i 613 comandamenti della Torah, che essi sono paralleli a 613 organi, arti divini, per modo di dire, chiaramente. In particolare, il livello di Chabad della sua anima è legato alla comprensione della Torah, che lui comprende nel Pardes, nei 4 livelli, 4 dimensioni di comprensione della Torah, secondo la sua capacità intellettuale e secondo la radice della sua anima su. E chiaramente, cioè, ognuno ha la sua mente predisposta a comprendere certe cose meglio, e la sua anima ha un legame a certe parti della Torah più forte di altre anime, per cui c'è un'anima che è più predisposta per una parte della Torah, per alcune dimensioni di approfondimenti della Torah, e anime che sono meno predisposte o più predisposte per altre parti. Per cui se anche ognuno è obbligato a studiare tutta la Torah, ma quando stiamo parlando di andare in profondità, non ognuno riesce ad arrivare nella stessa profondità in ogni parte della Torah. E dunque ognuno deve fare il suo massimo, secondo la tua capacità, della tua mente e della tua anima. E poi i sentimenti, che i sentimenti principali sono timore e amore, con le loro ramificazioni e le loro discendenze. Questi sentimenti sono investiti nell'osservanza delle mitzvot che lui fa in azione e in parola, che la parola, la mitzvah principale in parola, è lo studio della Torah, che lo studio della Torah è paragonato a tutte le mitzvot. E dunque non basta osservare tutte le mitzvot fisicamente, materialmente oppure oralmente, ma bisogna farlo con timore, con amore, con gioia, con energia, con anima, perché l'amore esso è la radice di tutte le 248 mitzvot positive, e le 248 mitzvot positive derivano dall'amore, e senza l'amore queste mitzvot non hanno una vera osservanza. Che cosa significa? Che le 613 mitzvot sono divise in due categorie: 248 positive e 365 negative. Sarebbe a dire 248 mitzvot che dobbiamo fare e 365 divieti, cose che è vietato fare. Cosa spinge un ebreo a osservare tutti i 248 comandamenti positivi? L'amore che ha per Dio.
Per questo, se lui li osserva fisicamente senza amore, non è davvero osservanza, prima o poi smetterà. E anche mentre sta facendo, non è una mitzvah completa, sostanziale, a livello profondo, è superficiale solo la sua osservanza. Perché quello che osserva veramente è quello che ama il nome di Dio e desidera collegarsi a Dio. Desidera collegarsi a Dio veramente. La verità e costanza sono sinonimi in ebraico. Per cui verità significa continuità anche. E dunque non solo fare una cosa profondamente con animo, con amore e timore, ma farla di continuo, per cosa ci vuole l'amore. E non si può collegarsi a Dio veramente se non tramite osservando 248 comandamenti, che essi sono paralleli a 248 organi del re, per modo di dire, sua disson. Chiaramente Dio non ha nessun organo, come spiegato altrove. Poi c'è il timore, che il timore è la radice per le 365 mitzvot negative, divieti, che sono vietati fare. Perché uno si astiene da trasgredire questi divieti? Perché ha paura di trasgredire il re di tutti i re, Dio benedetto che sia. Oppure c'è un timore più profondo, che uno si vergogna della grandezza di Dio e si vergogna di fare qualcosa davanti ai suoi occhi, che Dio non ha piacere di questo. Una cosa brutta, una cosa negativa davanti agli occhi di Dio. Perché chiaramente Dio è onnipresente, si trova ovunque, e Dio vede tutto quello che noi facciamo. Quando uno ha questa coscienza che Dio mi sta osservando adesso, in questo minuto, in questo istante, e sta leggendo i miei pensieri più intimi, più profondi, allora si vergogna di comportarsi male. Si vergogna di fare una cosa che è brutta agli occhi di Dio. Cos'è che sono le cose brutte, quelle che Dio non vuole? Tutte le cose che Dio odia, che Dio ha schifato, che sono le forze negative. L'altro lato. Le forze negative dell'altro lato, da dove prendono energia? Prendono energia dall'uomo inferiore e si afferrano in esso tramite le 365 mitzvot negative. Sarebbe a dire, quando uno trasgredisce una di queste mitzvot e dunque fa un peccato, fa una vera, lui sta dando vitalità alle forze negative. E dunque, quando uno osserva i 248 comandamenti positivi, lui porta su di sé, sulla sua anima, luce divina. Luce divina immensa, potentissima. Questa luce divina, tutti si vogliono nutrire, anche le forze negative. E dunque loro si appiccicano, vogliono appiccicarsi all'uomo come le sanguisughe per prendere questa energia divina. Però non possono, se la persona osserva i 365 mitzvot negative. Perché osservando 365 mitzvot negative, uno è protetto e questi sanguisughe non possono attaccarsi. Invece, se uno trasgredisce una delle 365 mitzvot negative, allora ha aperto la porta, ha dato la capacità a loro di attaccarti a te e succhiare la tua energia divina. Come avere un verme nello stomaco, e tu mangi, continui ad avere fame perché lui mangia tutto quello che tu stai mangiando, per cui ti succhia la tua energia. Shalom a tutti.